abbondante, oh valle abbondante, oh oh oh. Dona un soldo al tuo Witcher che protegge tutti. E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett, la terza scuola degli Witcher di cui parliamo è penso la preferita della maggior parte delle persone, cioè la scuola del lupo. La scuola del lupo, cioè la scuola di Geralt, Vesemir, Eskel, Lambert, del povero Leo per chi ha giocato il primo titolo di questa meravigliosa trilogia. Andiamo subito a esplorare la storia, però prima vi voglio dire di andare a recuperare sul mio canale le storie della scuola del gatto e della scuola della vipera, perché sono veramente molto interessanti. Non vi rubo altro tempo, andiamo! La scuola del lupo nacque come una delle fazioni dell'ordine originale degli Witcher. I suoi membri decisero di stabilirsi a nord, nelle grotte della Moraine Valley. Nell'undicesimo secolo la costruzione di Caer Morhen terminò e, poiché i suoi costruttori originali apparentemente abbandonarono il mastio o svanirono in qualche altro modo, i lupi si stabilirono lì. Ai tempi d'oro, la scuola del lupo era una delle scuole di Witcher più riconosciute. I suoi membri si guadagnarono la reputazione di cacciatori di mostri, professionali e affidabili. Secondo una leggenda, ad un certo punto della loro storia hanno ospitato il conte Esteril Thyssen e la sua amata Agnes per aiutarli a nascondersi dall'ira di Videmont. La seconda metà del XII secolo vide un massiccio attacco a Caer Morhen da parte di una folla inferocita, guidata da un gruppo di maghi e sacerdoti. Tutti gli Witcher presenti al mastio furono uccisi. Sebbene il pogrom sia stato condannato, la scuola non riacquistò mai la sua piena funzionalità. Dopo qualche tempo da allora, le scuole del lupo e del gatto furono finanziate da monarchi del Kedwen. Durante questo periodo ci furono scambi di studenti tra le due organizzazioni e gli Witcher più anziani fecero addirittura amicizia, sebbene fosse chiaro a tutti che la maggior parte degli studenti non si fidassero l'uno dell'altro e che ciò spesso provocasse risse e discussioni. Re Radovid II, tuttavia, sotto l'influenza del suo mago di corte Astrogarus e dei druidi, come vi ho già narrato nel video della scuola del gatto, percepì il risveglio delle scuole dei Witcher come una minaccia al suo dominio. Le sue manipolazioni indussero il gatto Trez a impegnarsi in un complotto contro i lupi. Durante il torneo dei Witcher, organizzato proprio dal re, Trez e alcuni studenti, sotto la sua influenza, tennero un'imboscata ai lupi inconsapevoli. Dopo la morte della maggior parte dei lupi, il re ordinò ai suoi soldati di uccidere anche i gatti. Come si dice, ironia della sorte. Gli ultimi bambini furono addestrati a Caer Morhen nel 1230. La conoscenza delle prove e la presenza degli assistenti maghi svanì in quegli anni. Nel 1260, l'unico membro vivente dei vecchi Witcher del lupo era Vesemir. Lui e un paio di giovani passavano gli inverni nel mastio, dando il benvenuto ad alcuni Witcher di altre scuole come Coen, ma bandendo gatti e vipere. I primi anni del 1270 videro la caduta definitiva della scuola, sotto gli attacchi di Salamandra e della caccia selvaggia.